Allora, ogni tanto mi chiedono, rispondo e faccio dei video che la gente che mi segue mi chiedono, Lambre, fai un video dove parli un po' dei tuoi colleghi, tra virgolette colleghi, perché io non faccio lo youtuber, però diciamo parla un po' degli youtuber. È un video che faccio volentieri, vi parlo un po' degli youtuber. Io quando vado sul tubo generalmente non sto a vedere video magari di altre persone. Capita che alcune volte per cazzeggiare guardo qualche video di altre persone, però fondamentalmente magari YouTube lo guardo, diciamo, qualcosa magari di viaggi o comunque legato a sempre all'estero. A me piace sempre questi discorsi, quindi cercare di vedere qualche nuovo posto. Parliamo un po' diciamo di YouTuber che fondamentalmente non mi sta simpatico nessuno, nel senso che io poi non è che sono uno, ho incontrato Matteo Montesi, però io non è che ho un grandissimo legame in cui io mi trovo con altri YouTuber, cioè fondamentalmente io sono Lambre Nedetto, a me degli altri non me ne frega un cazzo. Mi sta simpatico, mi stanno simpatici. Reputo dei bravi YouTuber. Allora, quelli dei videogame non ne guardo mai mezzo, non me ne frega niente. Cioè, sta roba qua proprio non me ne fotte zero. È un mondo che proprio non mi appartiene, quindi non li commento neanche. Per il resto, come YouTuber, mi è capitato. Sono dei bravi YouTuber, devo ammettere che fanno dei bei video. Per esempio, i The Show sono molto bravi. Anche Utobi, che è uno YouTuber storico, comunque anche lui è un bravo YouTuber. E adesso, diciamo che anche qualche video che fa YouTube fa cagare. Ho visto. Sono dei video ben fatti, lui fa un po' di video, c'è cioè questo modo di un po' di criticare un po' gli altri YouTuber, e ha fatto alcuni ha toppato alla grande. Poi gli altri YouTuber fondamentalmente li guardo, ma ce n'è uno pugliese che mi ha telefonato non so quante volte, ero fuori di casa sua, un tale Giuseppe, non mi ha neanche risposto mentre ero lì fuori, non ho capito, mi telefonava, mi diceva, oh, poi non si è mai anche fatto vedere, però vabbè, questo non lo guardo più, per me è un personaggio che comunque ormai è andato. Qualche volta è capitato che guardavo qualche video così trash, di personaggi trash, così giusto per rilassarmi un attimino, un po' per divertirmi. Voi sapete benissimo che è il mio grande nemico che non posso, tra virgolette, vedere, che è D'Pray. Io D'Pray proprio non lo voglio vedere, cioè, però non capisco come alcuni video stiano sul tubo, però vabbè, non mi piace per niente. Poi ci sono tanti personaggi YouTuber femminili che sono molto ridicoli, ridicoli, rasentano l'asilo nido e sto parlando anche di gente non che ha 12 anni, magari che ne hanno anche 20, 25, 30, 35, 40, cioè che sono veramente a livello veramente di bagno Mariuccia. Molti YouTuber poi stanno lì a fare queste finte lotte fra di loro semplicemente per fare visualizzazioni, ne combinano di tutti i colori, fanno finta di denunciarsi, di querelarsi, di mandarsi, si mandano a cagare, ma sono tutte barzellette quelle lì, sono tutte barzellette. Mi meraviglio che ci sia gente che crede a tutte queste pagliacciate. Lo YouTuber non gliene fotte niente, l'unica cosa è che crea un po' di sconto. Poi loro utilizzano dei termini inglesi che a me, sapete che a me i termini inglesi non mi piacciono, comunque sono delle finte lotte. Fondamentalmente gli YouTuber, alla fine io ho fatto anche dei video un po' di lotta con Danny Mello, ma poi alla fine Danny Mello è un personaggio che comunque non è che poi mi stia sulle palle. No, per me, ecco, Danny Mello lo metto nei neutrali, lo metto nei neutrali. Sì, lui ha fatto un po' alla sua maniera, però è un personaggio anche lui. Comunque mi dispiace che dal mondo del web, che io conoscevo, ci ho parlato tante volte, se n'è andato quel ragazzo Bonetti che faceva, lui era bravo, lui mi piaceva Bonetti, faceva il veterinario, ci ho parlato un bel po' di volte anche con lui al telefono ai tempi. Mi dispiace che lui abbia abbandonato il web, lui mi piaceva Bonetti. Un personaggio che non mi piace per niente nel mondo di YouTube. È un bravo YouTuber, per l'amor di Dio, è Zeb89. Zeb89 proprio non mi piace per niente. Bravo YouTuber, per l'amor di Dio, quando lui fa i suoi video gay, che a me non me ne frega un cazzo. Però è una persona che è l'anti. Lui è proprio l'antitesi di Lambre. Cioè, se voi pensate Lambre Nedetto, pensate alla mia vita. Cioè,
Cioè, la mia vita, che poi purtroppo la gente sa solamente magari l'1% della mia vita, perché se sapesse veramente la mia vita, impazzirebbe. Se dovesse aprire gli archivi papali di Lambrenedetto, cioè, alcuni impazzirebbero, però è meglio che non lo farò mai, non lo farò. Però, per esempio, ecco, Zeb89 è l'antitesi di Lambrenedetto, proprio l'antitesi. Cioè, se voi pensate, io parlo come personaggio, come roba. Proprio non ci siamo. Io con lui non ci berei, guarda, veramente non ci andrei neanche a bere un caffè, perché non saprei neanche che cosa dire, di che cosa parlare con uno così, perché cioè, io ho un certo modo di pensare, un certo stile di vita, cioè, un certo pensiero sempre legato a quella cosa. Io non so, però ripeto, come youtuber è molto bravo, non ho niente da dire, però non mi piace come c'è certi video che fa veramente. Quando parla del mondo reale, no, veramente non ci sono per un cazzo, proprio mente. Io che anni che lotto, forse probabilmente perché non sono rimasto sempre al bagnomariuccia. Niente, fondamentalmente tutti i vari youtuber sono. Li reputo cioè, si sono costruiti un mondo nel loro personaggio, che probabilmente li ha anche fregati molti, perché io dico, cazzo, alcuni, ma io parlo a livello sia femminile che maschile, io dico, ma cazzo fanno questa gente a condurre una vita così piatta, monotona, squallida, insulsa, insignificante e vomitevole? Il mondo è grande, il mondo è grande. Non dico di arrivare a 500 sinfonie, quasi come ha fatto Lambrenedetto, non dico di arrivare all'estremo, perché io ho fatto degli anni, la gente. Saluto i ragazzini giovani che mi seguono, anche i ragazzini giovani, so che mi seguono anche tanti loro, non solamente loro. Cioè, io ho fatto degli anni veramente da follia pura, da follia pura. Cioè, forse un giorno dovrò fare magari uno, due capitoli, tre capitoli che racconto la storia della mia vita, però, cioè, veramente io ho fatto degli anni da paura. Non mi alzavo la mattina, non sapevo neanche dove cazzo ero, perché, cioè, provavo a arrivare, partire il giorno dopo, prendere l'aereo, andare di là, andare al Baltic Beach Party, tornare di là. Cioè, ma veramente, ragazzi, ma questa gente come cazzo fa a fare una vita del genere? Questi sono costruiti una vita super piteca. Nel mondo piteco non sono mai andati da nessuna parte. Oh, ragazzi, la vita, il mondo non è nella stanzetta efebica fra puzza di scorre, ok? Cioè, il mondo è fuori, il mondo è fuori. È vero, io comunico attraverso il web, lo utilizzo, ne parlo, ma io sono il primo a dire: il mondo non è questo, il mondo. Non è l'Italia, non è il bagnomariuccia, il mondo non è Napoli, con tutto il bene che posso volere, non è la Sicilia, non è la Puglia, non è Roma, non è Luglio. Il mondo è grande, il mondo è grande, il mondo è grande. Bisogna uscire, viaggiare, vedere, imparare. Non si può, cazzo, fare tutta la vita al bagnomariuccia. Non si può fare tutta la vita al bagnomariuccia. Non si può fare tutta la vita al bagnomariuccia. Non dico di fare come Lambrenedetto, che è partito in ciabatte dalla stazione di Calolziocorte e poi si è trovato alla stazione di Vladivostok. Però bisogna cercare di avere una mentalità un po' più aperta.